siamo sempre stati a favore, come gruppo Movimento 5 Stelle, delle politiche attive per la famiglia. Peccato che spesso e volentieri ci siano stati bocciati proprio dagli stessi gruppi che adesso si ergono a paladini della famiglia, quelli che erano degli interventi organici per la famiglia e che adesso sono riproposti con leggerezza e io dico anche con una buona dose di faccia tosta in questa legge sul fattore famiglia. E parlo ad esempio di questi componenti buono scuola e buono libri della dote scuola. Ma se noi abbiamo una dote scuola su cui ci sono dei finanziamenti ed è una misura precisa, quindi noi abbiamo una misura precisa che discutiamo tutti i santi bilanci sulla dote scuola, sul buono scuola e sulla componente per i libri, il buono libri della dote scuola, noi chiediamo sempre un aumento. Perché? Perché lo diciamo sempre, non bastano i soldi alle famiglie povere che abbiano pochi figli o che abbiano tanti figli, parliamo di famiglie, beh non gli bastano i soldi per prendere i libri di scuola, ma lì ci votano sempre contro, sempre. Allora ci domandiamo, ma se possiamo incidere veramente e senza prendere in giro la gente su quelle che sono le misure effettive che possiamo mettere in campo, organiche, non andando a frazionare i nostri soldi in mille rivoletti di progetti di legge, perché questo è il gioco delle tre carte, l'hanno già detto i miei colleghi precedentemente, questo è il gioco delle tre carte. Andiamo a togliere dei soldi che comunque servivano per quelle politiche, per metterli in modo pochissimo chiaro per le stesse politiche. Che cosa succederà? Penso per esempio al trasporto pubblico locale. Da qualche parte c'è scritto i servizi scolastici e anche universitari. Ma se gli universitari non hanno agevolazioni sui treni? Ma io dico, quando andiamo a fare determinate leggi che sono precise per quello, invece di buttare dei soldi per questa legge che verrà venduta come legge meravigliosa, ma mettiamoli lì, scrivendo nero su bianco, noi prendiamo, abbiamo fatto anche una mozione, mi diceva la collega Nanni, noi prendiamo e mettiamo questi fondi per questa cosa. Questi fondi per questa cosa, per i libri di scuola, noi mettiamo questi fondi per le famiglie che non possono comprare libri di scuola e garantiamo che invece della miseria che c'è, che è la metà per le scuole superiori, sono 300 euro l'anno, noi invece della miseria che c'è ne mettiamo di più, vi diamo 100 euro in più, così sarebbe chiaro, così avremmo dei numeri precisi, dei riferimenti precisi su come utilizzare in modo, ripeto, organico le risorse di Regione Lombardia. E invece qui prendiamo e andiamo a fare il gioco delle tre carte. Quale sarà il risultato? Il risultato ve lo dico già, con la sfera di cristallo vi dico che le famiglie verranno fatti grandi titoloni sulla stampa e adesso finalmente noi appoggiamo le famiglie e daremo dei fondi alle famiglie, quelli che hanno tanti figli, finalmente andiamo ad aiutarli e tutte queste famiglie diranno fantastico, benissimo, adesso ci arriveranno un sacco di soldi. E fra qualche mese, quando i comuni avranno dei problemi per applicarla questa cosa, perché le prime cose che avremo saranno delle complicazioni burocratiche. La semplificazione, questa è semplificazione burocratica secondo voi? Cioè andiamo a incrostare sull'ISEE ai comuni anche il fattore famiglia, per cui dovranno, come è già stato detto dai miei colleghi, decidere come, vedremo, non si sa.
perché dovranno uscire circolari e circolari, sempre con la sfera di cristallo, per i comuni, per spiegargli come diavolo si applica questa roba qua. Sarà molto molto divertente, ma non sarà divertente per niente per le famiglie che si sentiranno prese in giro e che fra un po' di mesi, quando sarà finita tutta la meraviglia e sarà finita, udite udite, prima delle elezioni. Noi abbiamo persone che ci scrivono e anche persone semplici che vanno a guardarsi, a leggersi le leggi e dicono: ma come cavolo le scrivete ste leggi che non si capisce niente? Le leggi dovrebbero essere chiare e comprensibili, dovrebbero dire alle persone esattamente che cosa vanno a fare, citando esattamente la misura e i soldi che vanno in quella misura lì, non un po' di misure con un po' di soldi secondo un po' di parametri. Tutto un po', boh, non si sa. Quindi probabilmente fra qualche mese le persone che si vedranno prese in giro, e il mio collega Darvio Violi e anche il mio collega Buffagni hanno dato anche delle cifre ipotetiche che ci saranno, avremo queste famiglie che saranno ancora più arrabbiate, perché diranno: come al solito ci prendono in giro, promettono, promettono, promettono e poi alla fine dei conti ci hanno solo complicato la vita. E il risultato quale sarà per le famiglie? Noi temiamo, e non perché siamo contro le politiche attive per la famiglia, ci vediamo in bilancio riguardo alle politiche attive per la famiglia e poi vediamo, e poi ve lo faremo presente questa legge in bilancio, quando voterete contro delle vere politiche attive per la famiglia, ve lo ricorderemo. Grazie.